E allora dai, che dici, iniziamo? A voglia se iniziamo. E dai. Allora io direi innanzitutto lo vedi, io non lo vedo. Volevo salutare il secco, fargli gli auguri, no? Sta parlando qualcuno. Gigi, non senti? Sto parlando di Gigi da sotto una roccia, credo. Allora, Gigi, se non senti, Wolf, secondo me non mi sente. Gigi, chiedigli di uscire e rientrare. Perfetto, l'ha già fatto da solo. Perfetto, ottimo. Abbiamo risolto prima di iniziare. No, comunque, secco non lo vedo. Vediamo se riusciamo. Va bene, allora, c'era, è scappato, tornerà. Vuol dire che anche lui forse non sentiva. Sempre dai ragazzi, un quarto d'ora di vita bruciato così. Allora direi, Wolf, innanzitutto salutiamo l'audience o no? Dai, facciamo un salutone all'audience. Quindi va bene, dai, allora c'è d'accordo. Gabri. Ciao Gabri, buonasera, il Trevi, grandissimo il Trevi, M999, bellissimi, Shitcoin e Terminator, ti abbiamo già salutato, ma ti risalutiamo, e poi Zen666, e poi Marco Black, poi è Sandman, è sempre qua, tutte queste cose che mi complicano la vita, e poi abbiamo, aspetta, che Alfa Charlie, grande Alfa Charlie, grandissimo. Ragazzi, tra l'altro, Marco Black, intanto un salutone a Marcone Bucci, ma Marco Black ha messo nei commenti l'immagine di un peluche, non so, non l'ho visto bene, però è bellissimo, cioè è stupendo, io poi voglio il link per acquistarlo perché mi piace un sacco, scusami ma dovevo dirlo, se no lo dimenticavo. Sì, Marco c'ha sempre queste bazze, queste chicche, ecco. E poi Sgraffio, ciao Sgraffio, buonasera, bentornato, e poi abbiamo Agnè Bitcoin, e poi anche Alta e Daniel, Alex, grande Luigi che sei arrivato, no, da che lui invece è Filippo, e poi Damorf, buonasera, bentornato, occhio che c'è anche in Surge, non litigate ragazzi, e poi chi è questo? Fiamme gemelle riunite, attenzione, che tra l'altro... Ah, che cazzo tu dici? Pensavo fosse fiamme gialle, compa, ho detto mamma mia. Anch'io paranoia. Aspetta che devo andare. Aspetta che devo andare un secondo che mi stanno chiamando. Guardate, raga, bisogna staccare, poi dopo ci sentiamo un altro giorno più tranquilli. Sì, pure io, ragazzi, ci si sente, ci si prende una pizza ogni tanto, ciao. Tra l'altro, Wolf, vedo che Fiamme Gemelle Riunite non ci segue ancora, guadagniamoci sto follow stasera. E poi che abbiamo Sam, ciao Sam, bello, non scammare nessuno per oggi, Insurgent l'abbiamo mezzo nominato, ciao Ale. E poi Baldo, grandissimo, Bastard, ciao bello. Spacco che ride, grande Spacco, agguerritissimo, è già in prima linea da giorni. Che grande. E poi cazzo. Enrico, grande cazzo infatti Spacco. E poi a Enrico, Simo, smetti di postare le cose di Caspa. Simo che fa parte dell'ufficio marketing questa volta però di Caspa. Noi vogliamo sapere quanto ti danno, che così magari ci danno qualcosa anche a noi se iniziamo a sfidare Caspa. Simo, tienci, ricordati di noi. Assolutamente sì. Cioè, frego un cazzo qua dei delismi, le cose, scigliamo per essere pagati. Bitcoin a zero, ragazzi, siamo pronti a dirlo. E per questo vi voglio parlare oggi di Cardano, ragazzi, ottimo progetto che ultimamente sta facendo parlare di sé. Cazzo, ci arriveremo. E poi Bitfail, grandissimo Ardin, bentornato, e poi Godir, che ti ho visto uno spesso gli RVA prima, magari c'è qualche insight da raccontarci più tardi. E poi il secco, vieni sul palco, io Bono, adesso ti mando l'invito un'altra volta. E poi Milo, grande Mauro, e Andrew, Andre e Nacho, grandissimi, per fortuna che siete voi, tre del team. Facciamo salire Giallo, e poi il secco non ci caga. Io avevo mandato la richiesta al secco, forse ho rovinato tutto. Eccolo. Secco, tanti auguri, a bello, complimenti, come stai? Auguri, grande. Grazie ragazzi. Come andiamo? Mi sentite? Bene, benissimo. Voi? Grazie mille per gli auguri. Ma figura, stai dormendo? Quante ore di sonno hai? No, raga, ancora reggo botta. Ancora reggo botta, quindi va bene così. Ottimo. Ma poi secco è giovane, c'ha il fisico. Vabbè, sì. Una volta forse. L'ho perso con voi all'evento. Mi avete fatto bere troppo. Lasciamo stare. Ricordi confusissimi di tutto quello che è accaduto. Ma non ricordo io di questa cosa qui. Sì, immaginavo la tua risposta evasiva.
Non so, mi ricordo di... Com'è che si chiamava il tipo? Jamal, che era lì sempre vicino a te, ti toccava un po', ti voleva bene. Mi sembra si chiamasse così, Jamal. Sì, comunque sì, mi sembra che vi siete divertiti anche insieme, quindi... Gran bella festa, ecco, ripetiamolo. Ma di che cazzo state parlando? Ma quando poi hai cominciato a fare il torero su Jamal, dai. Vabbè, è il torero loco. Mi muto, basta. Dai, ragazzi. Allora, ci siamo tutti, direi, no? Possiamo... Ci siamo tutti. Salutiamo anche Pino, ecco, che non l'abbiamo ancora sentito. Ciao, bravo, chef. Grande Come Pino. Stai, caro? Ciao ragazzi, buonasera, ciao a tutti. Ciao grande. Che si dice? Beh, insomma, siamo qui, sono praticamente come un gelato alla nocciola lasciato su un gradino il 15 luglio, quindi già ve li puoi immaginare. No, però bene. Che spettacolo. Dai, ragazzi, allora... Pallone, io so che Pallone oggi mi ha scritto e dice: allora, guarda, Wolf, noi dobbiamo trovare una soluzione. Era preoccupatissimo che stasera andava a finire in flame. Poi arrivava Eugenio Benetazzo e si toglieva la vestaglia e cominciava a partire il panico con Simo, che a un certo punto saliva sul palco e c'era il flame qua e là. Quindi abbiamo pensato di iniziare. Già, insomma, ne siamo certi che non accadrà niente di particolare, però. Ecco, diciamo, mettiamola così, siamo qui ragazzi per farci una bella chiacchierata, che dici Polone? Sì, e poi aspetta Wolf, che ho visto nell'audience, vai a vedere questo profilo, c'è Cerber, mezzo, mezzo Caspa e mezzo BTC. Cerber, dovrai venire sul palco, ti vogliamo, credo d'ora in poi, come ospite fisso, non ascoltare quello che dice Simo, mi raccomando. Mi sei piaciuto, Cerber, grandissimo. Beh, profilo Dario. Dell'anno. Profilo dell'anno. È morto Paolo, quindi beh, non so. Abbiamo detto okay. Abbastanza cagate. Dai, ragazzi, entriamo nel vivo. Dai. Dai, Gianlu, stappa la scena. Allora, io faccio una premessa. Siccome ho visto UTXO Chef un po' agitato su Twitter questi giorni, tranquillo, cioè noi non vogliamo menare nessuno. È partito un po' sparato, no, perché voi solo insultate quando Danilo stava facendo una battuta. Io capisco che magari a forza di bazzicare Runz non è che i sensi si ottundano, però tranquilliamo, molto molto tranquilli, quindi non ci sta bisogno di... Mazza, comunque la premessa super rispettata, vedo già dall'inizio. devo dire, fa piacere. Fa piacere quando si inizia subito, giusto. Bene. Sono felice, ragazzi. Dai, direi che partiamo già col botto. Alla grande, sì, ma io sono agitato di mio. Gianluca, mi devi scusare per questo. No, tranquillo, però se ti fa male Bitcoin, non so, vattene su Solana, sei un po' più tranquillo, sto scherzando. Sì. Non te la prendo. No, tra l'altro anche il Secco sempre molto diplomatico nei suoi commenti, ma ormai lo conosciamo. Vero Secco? Giustamente, nessuno c'ha bisogno dell'avvocato qua, ma io penso ci sia stato un misunderstanding di termini generali, quindi è più passato il messaggio tipo che è sbagliato da parte tua, credo, Gianluca, in questo caso, però magari... No, tranquilli, siccome Secco si rivolge un po' così a tutti, ho fatto così. Voi magari me la siete presa, mentre nel novero di stronzi citati da Secco ci stavo pure io, quindi cioè, tranquilli. E poi quello che si è incazzato di più è stato Maurone Pili, grande Mauro. Che per far incazzare Mauro ce ne vuole, veramente. Allora, no, vi dico velocemente che Danilo, il secco, io non so se voleva essere doxato, ormai lo è stato, quindi mi dispiace, però appena ha visto Fiamme Gemelle subito è andato via, ora gli stiamo scrivendo, lo stiamo tranquillizzando che né Fiamme Gemelle né Cerbero hanno voglia di fargli del male, quindi sta ritornando. Io personalmente ho avuto il piacere e la conferma delle competenze di Mauro e... degli altri speaker, di alcuni degli altri speaker che ci sono oggi, mentre non conosco minimamente Gianluca né Secco, quindi se sarebbe interessante avere una preview, un'introduzione di quello che fate anche voi ragazzi per capire. Beh, era socio, oggi andiamo pesanti. Allora, no, scherzo, guarda che Gianluca, credo che tu sia l'unico che non conosce Gianluca.
Io voglio dire una cosa su Gianluca. Gianluca sono è l'unico... sconosciuto anche al fisco, eh? Sono pure fiamme, al fisco. Pure Fiamme Gemelle aveva chiesto chi fosse Gianluca. Non lo conoscono. Chi è questo? No, allora dai, Gianluca è uno dei pochi giornalisti che dice le cose come stanno, nonché caporedattore a criptovaluta.it, ma adesso lo sentirai dalle sue parole. Chi è? E infatti, ragazzi, io, no, Wolf, cosa dici? Cominciamo da questo bell'intervento che hanno fatto sia, sia Gigi che il Secco a Etna Rocks, perché è stato sinceramente un bel momento. Vi va, ragazzi? Molto, molto bello, però aspettiamo il Secco, perché ha mandato la richiesta e io non riesco ad accettarlo, non so perché, oggi è così, io neanche mi faccio più domande, delego a te e prova ad accettare il Secco, vedi se funziona per te. Comunque, sì, direi siamo assolutamente sabotati. Iniziare da questo. Siamo sabotati, ragazzi, siamo sabotati e Simo, e questo è tutto Simo Crypto, il nostro Simo che ha sabotato tutto alle sue forze. Gli permettono di fare queste cose. Vedo intanto che c'è gesumoneyfund.com che ci ha fatto richiesta. Grazie mille, signor gesumoneyfund.com. Ma insomma, dobbiamo aspettare prima di fare salire i ragazzi sul palco. Siamo un pochino a parlare con i nostri ospiti, che sono già un bel po'. C'è intanto Irinel così che spunta. Che cazzo ci fai qua, Irinel? È arrivata, appena lui vede subito immagini, rune. Bella, raga, come stai? Benissimo. Tu? Un abbraccio a tutti, tutto bene. Ma avete ricordato, ragazzi, di condividere, ritwittare? Dov'è Gandhi Paolone? È vero, no, Paolone non ha controllato. Infatti andiamo a controllare. Sappiatelo, ragazzi, adesso andiamo a controllare. Grande Irinel, buonasera, bentornato. Dai, ti ho fatto salire perché era bello che ci venisse a salutare. Grande Irinel. E allora, il Secco c'è, quindi cosa dici, Wolf? Partiamo dall'intervento. Allora, io, ragazzi, mentre loro parlano vado a controllare chi ha fatto retweet e like, sappiatelo, poi me lo scrivo, e quando arriva l'airdrop del token Pub non lo avrà chi non ha retweetato, sappiatelo. Allora, io non ho retweetato perché siamo un po' precari, sono dovuto rientrare 8 volte, quindi fare retweet. Il retweet sarebbe la fine. C'hai la seed allocation, Gigi, non ti preoccupare. Questa volta ti perdoniamo. Se non mi vedi con retweet perché mi sento veramente precario. Va bene. Dai, allora, Secco, ci siamo, sei riuscito, vediamo, ci senti? Sì, raga, ho qualche problema di connessione, ma spero di non cadere più. Non ti preoccupare, noi solitamente la prima mezz'ora del pub la passiamo un po' così, no? Tra i problemi di connessione, qualcuno cade Paolone, campa da Paolone, sì. succede sempre un po' di tutto. Allora, io direi... Scusami, Danilo, non è forte chi non cade mai, ma chi ti può. Bene. Gesù. Le sono le cose che si scrivono su criptovaluta.it. Aia. Benissimo. Dai, allora, iniziamo con il nostro Gianluca e Danilo, che se vogliono ci raccontano un po' quello che hanno detto durante l'evento di Etna Rocks, perché per chi non lo sapesse, evento c'è stato praticamente un mese fa, mi sembra sia passato un lustro, una vita intera da quando c'è stato l'evento, però è stato un evento straordinario a Catania, primo evento cripto in Sicilia, e quindi direi che è andato anche abbastanza bene, e hanno chiuso la giornata dell'evento proprio con questo intervento. Se ci volete raccontare un poco qual è il senso dell'intervento, se non sbaglio iniziava con una slide esplicativa. Sì, già. La slide era: siete tutti una testnet di Bitcoin, che era un po' per rompere il ghiaccio il pubblico, però anche un sentimento che penso che io e Danilo condividiamo. Batte da parte il sunto dell'intervento, che poi vi spiegherà Danilo, è che, amici, c'è gente in galera, siamo sotto attacco per la privacy da tutte le giurisdizioni del pianeta, forse prima di mettere le rane sulla blockchain preoccupiamoci un po' delle basi, è un giardino di cui dovremmo preoccuparci tutti, e forse prima di portare adozione ho portato questo che scambia le figurine, guarda, sto usando Bitcoin, preoccupiamoci un po' dei fondamentali, perché Bitcoin è forte, ma è fragile la componente umana intorno, che può anche andare in galera per tutti noi. Si suona un po' come Gesù che muore per i nostri peccati, ma di fatto i ragazzi di Samurai adesso, vabbè, sono liberi su cauzione, ma non stanno messi benissimo. In ambiente Ethereum Alex Pertsov sta in galera, uscirà forse nel 2030, quindi
La situazione è un po' grave, poi passo la parola a Danilo che sicuramente avrà qualcosa di più specifico da dire. Ecco, infatti, perché comunque messa in questo modo qui sembra quasi, no, una questione puramente etica, mettiamolo in questi termini, no? Cioè, piuttosto che star lì a fare le immaginette, le rune o tutto quello che vogliamo su Bitcoin, siamo lì invece piuttosto a implementare qualcosa per migliorare quello che è l'aspetto della privacy. In realtà, scusami, non in questo senso, secondo me. Ecco, esatto. Volevo andare nello specifico. No, nel mio senso è che, amici, Bitcoin è una tecnologia di pagamento, per quanto chi ha fatto poi le blockchain, i blocchi più grandi, dica di no. Le persone che ruotano intorno a Bitcoin sono sotto attacco, sono state sotto attacco per diversi motivi. Io adesso non vi dico di andare a incatenarvi con liberate i ragazzi di Samurai, però Bitcoin è un obiettivo molto importante, che pesta i piedi a tanta gente che c'è il bastone, che c'è il manganello dalla parte del manico, e quindi forse non aggiungere ulteriore carico con cose, secondo la nostra modestissima opinione, evitabili, forse non è il modo giusto di pensare, ma quantomeno rifletteteci. Guarda, sì. C'è anche chi pensa che bisognerebbe usare solo le public key come address, e cioè se quello è il sistema di pagamento bastava esclusivamente quel ragionamento dei legacy address e tutto il resto, quindi tutte le evoluzioni, verissimo quello che dici, quindi qua c'è un attacco evidente da parte delle istituzioni verso il concetto, verso chi ci sviluppa, verso chi ci lavora, verso chi vede questo come possibilità di indipendenza non solo economica ma assoluta, ok? E questo è evidente. Come si combatte, come non si combatte, io penso che tu non possa vantare una risposta valida a questo argomento qui, come neanche io e come nessuno in questa situazione. Quello che possiamo fare nel nostro è che io qua cito parole che ho sentito dire spesso anche da Carlo, è resistere, quindi mettersi in prima linea e cercare di essere nel nostro piccolo una sorta di baluardo. È possibile superare in potenza il sistema? Impossibile, no? Però quello che si può fare è sicuramente continuare a costruire, e in qualsiasi ottica questo voglia dire, ma più che costruire qualcosa di pratico, qua stiamo costruendo un pensiero. Questo è sempre importante ricordarlo, secondo me. Sì, e io voglio aggiungere una cosa. Secondo voi anche il fatto che Bitcoin venga, insomma, il fatto che Bitcoin venga usato, a prescindere dal come, in un momento in cui potrebbe essere, insomma, sta entrando in una fase comunque diversa da quella embrionale in cui è stato, ma è comunque una fase molto delicata, potrebbe non essere comunque un vantaggio avere sempre più persone che lo utilizzano in qualche modo, anche se magari non è nel modo consono, o più che consono nel modo per cui è nato, o per quella che potrebbe essere la sua funzione più alta. Cosa ne dite, ragazzi? Guarda, io non so se ti vuole rispondere Danilo, che non so se c'è, tra l'altro, perché non interviene, non so. No. Ci sono, sono carichissimo. Rispondo molto rapidamente, poi passo la parola a Danilo. Amici, utilizzare Bitcoin come un hard disk è fare spam di un database condiviso da decine di migliaia di persone. Scambiarsi poi un foglio Excel dove dice chi ha il Satoshi X che abbiamo colorato con la nostra fantasia, non è utilizzare Bitcoin, è utilizzare un database esterno che utilizza Bitcoin come se fosse una sorta di generatore di numeri casuali. Se io domani faccio un sito di scommesse dove ci giochiamo se i Satoshi nel prossimo blocco sono pari o dispari, io non sto utilizzando Bitcoin. Cioè, dal cosa per te vuol dire utilizzare Bitcoin, però, perché tu non puoi dire non sto utilizzando. Sì, posso finire di parlare o stasera? No, sì, puoi parlare se non sputi. No, sul mercato no di... è vero, comunque, no, errore no, mio, alziamo la mano, ragazzi. Io c'ho una bella voce. No, infatti, hai perfettamente ragione, Gigi. Alziamo le mani, ragazzi, non in senso letterale, però come cazzo si alza la mano? Non ti preoccupare, puoi fare che se non riesci ad alzare la mano c'è tipo il saluto, così tu fai il saluto.
Quelli di connessione non erano gli unici problemi del secco, io l'ho sempre saputo, scherzo, secco ovviamente. Bravo, va bene, scusa, finisci pure Gigi, grazie di averci ricordato sta cosa. No, no, perché se no me lo dici, se le regole di ingaggio sono queste, appena sento la parola d'arbor mi metto strilla e non risolviamo niente. Chi decide come si utilizza Bitcoin? Quando ho scaricato Bitcoin Core c'era un white paper, c'era del codice e la cosa serviva per scrivere delle transazioni tra i blocchi. Adesso voi mi potete dire che Ping come servizio serve per buttare giù computer, ma vi garantisco che Ping non serve per buttare giù computer. Poi se voi avete preso Bitcoin per un hard disk, certamente potete fare quello che volete. Ci sta gente che ci scrive pezzi della Bibbia, per qualcuno sarà un modo di stoccare la Bibbia, ma vi garantisco che Bitcoin non è un hard disk. Se volete una tecnologia hard disk condivisa, ci sono questioni molto più efficienti. Poi passo, scusatemi, la parola a Daniele. Allora, io direi scusa. Ok. Va bene, dai, finiamo con Danilo e poi andiamo a Warlock. Allora, ragazzi, il discorso io la faccio molto semplice. Per me tutte ste robe sono delle cagate allucinanti. Ok, Ordinals, Rune, Scimmie, tutte cagate. Faccio una premessa. Ho difeso e difenderò chiunque voglia utilizzare Bitcoin in questo modo perché sono un libertario. Ma la libertà va a due sensi, quindi io comunque mi permetto di dire che queste sono cazzate, che è un modo... Oddio, non dico proprio... Cioè, non sono molto d'accordo con Gianluca in questo, di dire improprio, improprio, non lo so. Cioè, Bitcoin è una tecnologia, utilizzatelo come cazzo volete. Io, insomma, vi insulterò, ovviamente. Potrei insultarvi per come lo utilizzate. Ma il discorso qua, secondo me, è a un livello più alto. Un livello che dovrebbe interessare tutti noi. Perché stiamo offrendo un vettore di attacco importantissimo. Offrire... Questa roba qua, schedare i satoshi, non fa altro che dare euristiche più complesse, maggiori, a chi faccia analysis. E quindi noi abbiamo passato gli ultimi anni a aumentare la privacy su Bitcoin e la stiamo sputtanando per delle rane col cappello. Ecco, scusami, roba che possiamo fare. Potresti spiegare in maniera, insomma, per tutti quanti, no? Cosa intendi... Per quello che hai detto, no? Giusto per farlo capire, magari a qualcuno che è appena arrivato non significa capisce. Significa che chi fa chain analysis, non so per cioè, chi sa più o meno come funziona, ma non si fanno altro che taggare UTXO e tracciare wallet e qualsiasi cosa di questo genere, si utilizzare hack, insomma, e si va a ricostruire tutto quello che è diciamo il percorso di questa roba qua. Quando noi andiamo a dare ulteriori informazioni sui satoshi, insomma, che noi ci scambiamo perché appunto sono schedati e sono questa numismatica on-chain, anzi off-chain, scusatemi, come mi diceva Gianluca la scorsa volta, non fa altro che aumentare questo tipo di euristiche. Se tra l'altro poi noi andiamo in giro per Twitter con diciamo l'immagine di quella rana col cappello come PFP, capite bene che la cosa diventa complessa. E il discorso poi è: perché dobbiamo farlo su Bitcoin? Quando c'è Ethereum, quando ci sono altre chain che sono molto più efficienti, molto più, cioè, sono davvero il massimo. In realtà io ho già la risposta a questo. Perché sostanzialmente avere il metadato on-chain, sulla chain più decentralizzata che c'è, ovviamente fa più gola. Mentre tutto il resto chiaramente non è così. Ora, possiamo stare qua a parlare tutta la sera di cosa come deve essere utilizzato Bitcoin, oppure nel white paper c'è scritto questo, Nakamoto ha detto quello, la blockchain serve, non serve. Insomma, il discorso però dovrebbe essere a un livello più alto. Ci interessa la privacy? Siamo disposti a combattere per essa? Beh, direi che la questione aperta è... Molto interessato, no? Vedo che intanto ci sono alzate le mani da una parte all'altra, sono arrivati poi i nostri Andrew e Nacho, quindi nel frattempo stavo morendo. Però andiamo alla parola a Warlock per capire un pochino, no? La sua risposta e vedere qual è l'altro punto di vista, no? Che ci dici tu, Warlock? No, io penso che innanzitutto si sta sputando su un mercato che ha permesso a Bitcoin di crescere più in quest'anno che negli ultimi
10 anni, ok? Che ha portato sviluppatori, communities, persone nuove che prima di Bitcoin probabilmente non sapevano un cavolo e muovono miliardi di euro tutti i giorni. Quindi questo è un dato di fatto, io parlo di dati di fatto, poi uno dice mi fa schifo, ok, va bene, ma tu sei la banca centrale a cui fa schifo tutto quello che è innovazione per quanto mi riguarda, perché tutto quello che c'è oggi è frutto di chi ha preso una cosa statica e l'ha pensata in maniera creativa per costruire quello che ci abbiamo, e sarà sempre così. Quindi quando tu mi dici io scarico Bitcoin Core e Bitcoin Core equivale al paper di Satoshi Nakamoto, amico mio, non capisci niente di quello che stai dicendo. Io non ho detto questo, per favore. Se discute con gente che esiste solo il tuo cervello, dici, non sono cazzi miei. Tu dici, aspetta. Giallo, aspettiamo un attimo i turni. Allora, devo dire una cosa, però effettivamente Warlock, cioè non facciamo commenti tendenziosi. No, cosa vuoi dire? È chiaro il modus operandi, no? Prima si dice no. No, ma perché Gigi non lo conosci, ma è una persona che ci tiene molto a quello, lotta molto per quello in cui crede. Quindi, insomma, siamo tutti sulla stessa barca, ragazzi, ricordiamocelo. Certo, è importantissimo questo, ma è importantissimo dire che quello che oggi si usa, e se uno vuole dire le cose come stanno, quello che oggi si usa non è quello che ha costruito e inventato Satoshi Nakamoto. Chiunque dica questo sta dicendo una cazzata, lo sa bene, e se non lo sa si dovrebbe informare in tal senso, perché tutto il codice fatto su Bitcoin Core non l'ha fatto Satoshi Nakamoto. Tutto quello che sono delle scelte successive da Legacy Address in poi non sono state scelte di Satoshi Nakamoto. Quindi qua stiamo parlando di una tecnologia che già è evoluta rispetto a un inizio e continuerà a evolvere. Questa è la base del ragionamento vero. Da qui a dire tutto quello che si sta facendo è usare Bitcoin come un hard disk, anche queste sono false informazioni, perché se tante persone danno valore a una criptovaluta, qualsiasi essa sia e qualsiasi sia il meccanismo, soprattutto se parliamo di Bitcoin, Bitcoin ha un valore intrinseco perché dietro c'è un lavoro. Esattamente lo stesso concetto può essere applicato a oggetti derivanti da Bitcoin che ragionano su Bitcoin, su L1. Invece super interessante il punto di dire di Secco, credo, che diceva perché c'è questa spinta a lavorare su L1 piuttosto che lavorare su Ethereum. È verissimo quello che dici. È anche vero che, ricordiamolo per la platea, quando si parla di Ethereum, eccetera, spesso parliamo di sistemi di storage quali PFS, quindi comunque usciamo da Ethereum molte volte per poi rientrarci pindaricamente dentro. Ma anche lì sicuramente il non avere tutto on chain è oggettivamente uno dei motivi per cui sono stati costruiti tutti questi movimenti successivi al semplice sistema di pagamento. Bene, direi molto chiaro Warlock. Allora, c'è la prima mano alzata di... Posso dire una cosa velocissima? Posso dire una cosa velocissima? Mi trovo d'accordo con lui. Vai, veloce Danilo, così diamo... Perché... No, ti ridiamo la parola. Mi trovo d'accordo con ciò che ha detto. Ok. Dai, interessante, però a questo punto non lo so, dici perché. No, dopo. rispettiamo le mani, se no si crea il degrado. Allora, ricordatelo e ce lo dici tra poco. Vai Andrew, a bello, come stai caro? Ciao Andrew. Buonasera, mi sentite? Yes, benissimo, sir. Vai pure. Ottimo. Ma allora, diciamo che il discorso lato comunque Ordinals, rune, tutte quelle cose lì, per quanto riguarda appunto il discorso che faceva prima, forse diciamo lato privacy, quindi anche il fatto, no, di mettere la propria PFP, sparire su Twitter, ecco, anche lì diventa un po', tra virgolette, sgamabile. La mia domanda principalmente diciamo che è questa: siccome sappiamo che Bitcoin è pubblico, quindi chiunque può vedere tutto, chain analysis e tante altre palle, insomma, che ognuno può vedere benissimo se
è molto bravo anche risalire alla persona che detiene tot Satoshi, vi dicendo, associandone magari anche tutti gli altri wallet. Vorrei sapere, cioè, su questo lato si sta lavorando a qualche soluzione? Io tipo ultimamente ho guardato che è uscita questa, chiamiamola piccola novità, che non so benissimo come funzioni, è premessa, quindi non potrei dire che magari funziona benissimo, magari è una cagata. Il discorso dei silent payment, che ho visto che è già stata integrata tipo su Cake Wallet. In questo caso appunto vorrei sapere da voi, effettivamente può essere una soluzione che va a risolvere il problema della privacy di Bitcoin lato proprio on chain senza passare da layer 2 o vie traverse, oppure è solo una cantonata che va a mascherare, diciamo, le transazioni, ma alla fine si riesce comunque a rinsavire chi ha mandato cosa a chi? Chi risponde? Se volete, vai Mauro, se vuoi dare una risposta, vai. Una risposta breve, poi se vogliamo approfondiamo. Comunque i silent payment risolvono uno dei problemi della privacy di Bitcoin, ovvero il poter esporre un indirizzo verso un pubblico, diciamo, non conosciuto, per esempio chi vuole raccogliere donazioni o chi vuole ricevere pagamenti nei confronti da persone con le quali non ha un contatto diretto, e quindi esponendo questo indirizzo silent payment che inizia con SP1, chiunque può fare un pagamento, o meglio, chiunque da questo indirizzo può ottenere un indirizzo on-chain nuovo, mai utilizzato, che soltanto il possessore di chi ha creato l'indirizzo silent payment potrà incassare. Quindi non ci deve essere contatto. È uno dei tanti casi d'uso che si possono avere. Non risolve tutti i problemi di privacy, ne risolve uno. Ovviamente ci sono, non risolve per esempio i problemi che risolve CoinJoin. In ogni caso la transazione rimane, chi riceve il pagamento da un silent payment, nel momento in cui andrà a utilizzarlo, è possibile che a quel punto la traccia continua, quindi non si spezza in assoluto, l'unica cosa è non è più necessario esporre un solo indirizzo a quel punto. Certo, nel momento in cui noi dobbiamo ottenere delle donazioni on chain, esponiamo un solo indirizzo, chiunque potrà andare a vedere tutte le donazioni che sono state fatte, gli importi date, quindi è sicuramente uno strumento interessante. Io penso che verrà adottato progressivamente da se non da tutti i wallet, sicuramente dalla maggior parte, perché è facile da implementare per fare i pagamenti, un po' più complicato per gestire i pagamenti ricevuti, ma anche lì ci sono delle soluzioni che consentiranno di utilizzarlo. Quindi mi fermo, poi se vogliamo approfondiamo. Ok, grazie mille Mauro. Io darei la parola, poi c'è anche qualche commento che sto vedendo, ma li sto raccogliendo piano piano, anche perché non mancano sicuramente gli argomenti stasera. Paolone, chi c'era che aveva la mano alzata? Nacio, esatto. Ok, vai pure Nacio, buonasera caro. Buonasera a tutti ragazzi, un piacere come sempre parlare di BTC, e soprattutto mi piace il titolo di questa serata, Bitcoin è libertà. Per me è libertà. Ragazzi, al di là di tutte le tecnologie che possono nascere per curare questi aspetti, andare a rinforzare più che altro la privacy, perché comunque BTC nasce con questa base di fondo fondamentalmente, io quello che ci tengo a voler spiegare a tutti, chi si crea questi problemi fondamentalmente di privacy e tutto il resto, ragazzi, ma non sono problemi che non dovreste neanche crearvi voi, che appunto dite che volete utilizzare BTC solo per lo scopo di poter transare del valore, ok? Anche lì dovete prestare attenzione per rimanere con la completa privacy, perché altrimenti anche lì vi possono tranquillamente smascherare, tra virgolette, al di là se esista, se utilizzate il protocollo Ordinals o qualsiasi altro sistema che esiste. Anche per esempio adesso stavamo parlando di silent payment e Mauro Pini ci ha spiegato che sono tecnologie, ma sempre bisogna prestare attenzione a come lo utilizzi fondamentalmente.
Poi vi ribadisco, il problema, l'ho detto 300.000 volte ragazzi, il problema è che se BTC diventa un hard disk, ma che problema c'è, scusate, ragazzi, ma chi è che da qua, già oggi, cioè che senso ha fondamentalmente avere un nodo completamente scaricato, avere la prima transazione fino all'ultimo, a lungo andare ancora di più, ma cosa servirà? Alla fine il nodo, un nodo prunato, non so se in italiano è giusto dirlo così, funziona tranquillamente come un full node, cioè tranquillamente se hai tutta la cronostoria di BTC o ce l'hai a pezzettini, ragazzi, funziona tranquillamente. Io non so queste problematiche, perché ce le vogliamo creare, ribadisco, perché alla fine non ha senso. Cioè, possono coesistere entrambe le situazioni. Gianluca vuole inviare valore, può farlo con BTC in modo come l'ha sempre fatto. Oggi voglio scambiare delle rane, lo posso fare perché oggi voglio farlo. Voglio mettere a rischio la mia privacy perché voglio mettere la mia rana che ho nel mio wallet su X, voglio esporre il mio wallet Ordinals su X. Sono io un coglione che lo faccio? Tu pensi che sia un coglione? Io non lo ritengo in questo caso che sia un coglione, perché lo faccio per un determinato motivo, metto a rischio la mia privacy, lo sono consapevole, ma lo faccio per un determinato motivo e lo posso fare tranquillamente, prendo i miei rischi e vado avanti. Questo vi dico, cioè è inutile crearci questi problemi e continuare a dire dopo tanti anni, e stiamo cercando di spiegarlo, pure il fatto di incidere i satoshi, ragazzi, non c'entra nulla, non vi mette nessun problema a voi, soltanto a chi vuole utilizzare una determinata tecnologia e vuole esporre la propria privacy, punto, ragazzi. Il problema è sempre lì, come era su Ethereum e sulle altre chain, si replica anche su BTC, ma ciò rimane invariato. Ok, grazie mille Nacho, come al solito chiarissimo. Vediamo, perché immagino che Gianluca e Danilo vogliono rispondere un po' a tutti questi discorsi. Vai pure Gianluca e poi diamo la parola a Danilo. Allora amici, io ci terrei a fare qualche puntualizzazione. Siccome questo tema degli sviluppatori portati su Bitcoin ricorre, e a me sembra un po' un discorso da correggere. Da quando è cominciata questa roba, il codice di Bitcoin è cambiato esattamente di zero righe. Gli sviluppatori sono stati portati su mercatini, fogli Excel e database più o meno condivisi, che con Bitcoin, fino a prova contraria, non c'è, non hanno nulla a che fare. Due, il discorso lì, abbiamo portato i soldi. Amici, se abbiamo un campo di calcio in quartiere e domani vengo a sotterrare le scorie radioattive e vi dicessi, ah, però ho portato gli ingegneri, le ditte che pagano per sotterrare sta roba, guarda qua che figata. Io non so in quanti di voi mi risponderebbero, ah sì, è vero, hai dato un nuovo utilizzo a un campo di calcio. No. Hai sotterrato delle scorie radioattive. Per rispondere a quello che dice Nacho, purtroppo non tutti stiamo attaccati alla fibra a 200 miliardi di giga. Prunare va bene, ma io quella roba me la devo scaricare. C'è gente che si deve scaricare un nodo in condizioni di fortuna. Puoi dire a me che me ne frega, hai perfettamente ragione, però tutto il punto dell'intervento mio e di Secco a Catania era dire guardate, fate come vi pare, perché io anche non sono di quelli che dicono ah no, andate a bastonarli. Però cominciate a ragionare sul fatto che quello che fate ha delle conseguenze per tante persone. In un certo senso state facendo i portoghesi, nel senso di fare free riding, perché poi io devo tenere la vostra roba sul mio nodo, è ok, ma io non sono un problema, io l'hard disk me lo vado a comprare domani, c'è gente che può andare in difficoltà, e soprattutto di pensare al fatto che on-chain non vi state scambiando assolutamente nulla, cioè avete un miliardo di altre tecnologie sulle quali scegliere, e se tenete a Bitcoin come dite di tenere, secondo me ci tenete, non pensate solo a guarda quanti soldi hanno incassato i miner col blocco dell'halving, sì, bellissimo, ma dovremmo avere un respiro un po' più di lungo periodo. Di questa tecnologia ci dobbiamo prendere cura, tra quelli che ci teniamo, secondo me tutti, scusate, faccio rispondere Secco. Perfetto, grande, vai pure Giallo. Secco. Bravo Giallo, d'accordissimo. Allora, rispondo a Nacho e dico no, Gianluca non può transare mentre che la mempool è intasata dalle scimmie col cappello con le fee altissime. Per Gianluca magari non è un problema, lo fa fra 4 giorni, come è successo insomma per l'halving, 5-6 giorni mi pare sia rientrata l'allarme fee. Però c'è gente nel mondo a cui Bitcoin serve, a noi non serve.
noi ci facciamo speculazione, ci compriamo la droga sul deep web, ci scambiamo le rane, ma sostanzialmente a noi non serve. In Africa Bitcoin serve, in Africa c'è gente che deve transare e non può farlo perché la mempool è intasata. Altra cosa sulla privacy, noi facciamo coin join, io faccio coin join insomma assieme ad altre persone che chiaramente non conosco, che però hanno schedato tutti i sats eccetera eccetera, aumentano quelle euristiche di cui parlavo prima, c'è la possibilità che nonostante io abbia fatto coin join assieme a voi possa cadere nella chain analysis per colpa appunto di qualcun altro, quindi non mia, io non ho mai usato un Ordinals, una runa o eccetera eccetera, però mi ritrovo con questa roba qua. Ripeto, il discorso deve essere a un livello più alto. Questa privacy la vogliamo invalidare per fare speculazione? Perché di fatto questo è, non possiamo farla su Ethereum, non possiamo farla da qualche altra parte. Vai pure Nacho e poi diamo una lettura ai commenti che stanno arrivando e sono tantissimi. Vai pure. Sì, allora rispondo. Per quanto riguarda le commissioni, ragazzi, io sono giovane in questo settore, ok? Però io penso che BTC, se uno vuole pensare a una mass adoption, il problema non sarà Ordinals, ma neanche col tempo, perché se si pensa che fino ad oggi eravamo quattro gatti, a lungo tempo saremmo 8, poi 16 a fare tutta la tabellina, per dirvi, no? È ovvio, viene naturale che anche le commissioni insieme alla mass adoption aumentano, e quindi magari via Ordinals ha previsto il problema che già c'era prima, perché magari questo problema si presenta soltanto in bull run, perché magari ci sono più transazioni, e adesso magari lo riesce a vedere un pelino, perché non è che non vedo queste transazioni così esose, ragazzi, devo dire la verità, a differenza magari ai giorni passati, rapportate ai periodi passati, magari nello stesso arco di tempo magari di bull run. E non vedo questa differenza così assurda, certamente c'è una piccola differenza, ma non vedo così abnorme che sia un problema. Certamente magari si dovrebbe più sviluppare un'alternativa come magari Lightning Network per appunto questi paesi come l'Africa, che anche con una commissione a un euro 50, credimi, per loro è una differenza se gli fa risparmiare l'80% di commissioni. Io penso che quello sia la visione, se vogliamo pensare sempre all'Africa, è quello il discorso. Poi riprendendo un attimo il discorso di prima, ragazzi, io sono sempre dell'idea che appunto io mi sono trovato in Ordinals perché in via speculativa, e poi magari ho abbracciato tanti aspetti, ok? Però io chi sono appunto per poter dire che BTC è Ordinals, ma come chi è qualsiasi altra persona per dire che BTC è solo per transare? Ragazzi, BTC appunto si evolve come si è evolto in tutti questi anni, ma rimane sempre BTC, cioè ribadisco, io non so come tu secco ti trovi queste description tu wallet, se non hai fatto qualcosa e se non utilizzi almeno un wallet, che un indexer che ti fa vedere che hai queste description, però ribadisco, la tua privacy non la vedo così esposta, secondo me. Poi devi capire come l'hai ricevuta fondamentalmente. Ok, scusatemi, ma si era impallato un pochino come al solito il microfono. Mi sono perso un attimo l'ordine delle mani alzate. Avevo chiesto se Polone a chi tocca per primo, perché poi ho visto tutte quante. Allora, io direi, visto che siamo al pub, siamo inclusivi, solo non l'abbiamo ancora sentito. Primi, partiamo da solo, direi. Dai, assolutamente. E poi passiamo al Secret Warlock. Ciao Solo, Abbello, bentornato al Crypto Pub. Bentornato Solo. Ciao ragazzi, come state? Ciao. Benissimo, ciao grande. Mi sono collegato in ritardo per il lavoro, stavo lavorando, però vabbè, volevo dire una cosa. Cosa stavi scrivendo su Bitcoin, Solo? Ce lo puoi dire? No, non stavo scrivendo niente, era web 2, roba web 2. Volevo dire solo una cosa proprio veloce.
Al secco, mi pare che aveva tirato fuori l'argomento di che magari noi possiamo in questo momento pagare le transazioni alte, ma ci sono persone in Africa le quali chi non possono pagare queste transazioni. Io non posso parlare dall'Africa perché non sono stato e non conosco persone là, ma conosco persone in paesi poveri da Latino America, che fino a poco fa erano, diciamo, molto poveri, tipo l'Argentina, Haiti, alcune popolazioni dal Brasile, Bolivia. Io vi posso dire che parlando con loro, perché ho tanti amici di là, parlando con loro, la principale necessità di queste persone, anche se gli serve Bitcoin, non è, loro non pensano a devo transare con Bitcoin specificamente, non pensano a voglio farlo con Bitcoin, ma la sua principale, diciamo, il suo principale focus è prima di tutto far soldi. E questo, purtroppo, anche se è brutto da dirlo, ma in questo momento, anche se per tante persone possono essere cavolate, ma in questo momento gli ordinals stanno dando soldi. E a tante persone come me, che io non mi considero, non mi piace parlare troppo, almeno quando parlo, quando pubblico su X, sì, scrivo un sacco di, magari, di sì, bullici, cavolate varie, no? Ma quando parlo non mi piace, mi piace essere un po' più sensato. E ci tenevo a dire solo questo. Io penso che le persone che, prima di tutto per esperienza, che conosco queste persone, loro hanno sempre l'interesse di prima far soldi, prima poter riuscire a costruire una, diciamo, una stabilità economica per loro e per le sue famiglie. E per questo non pensano che voglio transare con Bitcoin. Ci sono tante chain dove possono andare, dove le transazioni sono quasi gratis, e loro le usano, perché più hai bisogno, più ti spingi a cercare queste opzioni. È sempre così. La necessità ti fa cercare opzioni dove non ci sono, dove non trovi. E niente, magari mi sono perso qualcosa, però credo che è tutto per ora. Grazie, grazie ragazzi. Va bene, grande, grazie, grazie mille solo, ci sta assolutamente. E Secco, vuoi dire qualcosa e poi andiamo a Warlock? Potrebbe no, cambiato l'ordine, credo ci fosse così. Lui, no, credo ci fosse grande, lui. Grande, grazie Secco, grandissimo Secco. Vabbè, ma Warlock. Ci mancherebbe, no? Se vuoi replicare, prego. Ale, dai ragazzi, no, già no, è arrivato il momento della serata vai. In cui ci facciamo i pompini a vicenda, no, non ancora, dai, dai Warlock. Mi piace il fatto che comunque siamo partiti in un modo e poi dopo... E non era più tanto merda quello di cui parlavamo, quindi questo è già bello e io l'ho visto accadere tante volte, soprattutto in chi si professa maximalista 100%. Perché oh, per me è ancora merda, No, cioè, però no... Vai, prima di... no, non mi fate incazzare il Secco, perché no, ero d'accordo con te, con quello che dicevi, però è merda per me, cioè ci tengo a dirlo. Era del sasso e la scoppia della mano, bravi. E la verità è che se uno vuole prunare, prunare può voler dire tante cose. Se vi sta sul, se ovviamente pesa giustamente un input che c'è un witness in cui c'è un contenuto on chain, quello è prunabilissimo in termini di scambio di transazioni on chain, quindi i modi poi per risolvere i problemi del peso dei tera occupati ci sono sempre, e comunque le macchine per andare un nodo full ci vogliono $14 al mese, ok? Quindi di questo stiamo parlando. Se volete vi dico i provider, così magari vi risparmiate un po'. E a parte questo è verissimo il discorso che fa solo, cioè accentuiamolo. E grazie a Ordinals in quest'anno sono state airdroppate in ordine Runestone e Go to the Moon, che per quanto fanno ridere hanno fatto fare 10k all'Africa, all'Asia, alla Turchia, in Medio Oriente, qualsiasi paese tu possa immaginare
ha ricevuto quei soldi. Quindi diciamo che è vero che le fee si alzano, si abbassano. Lato nostro utilizziamo BTC regolarmente nel modo occidentale di utilizzarlo e nonostante le fee si alzino e si abbassino in continuazione e non casualmente, perché poi lì possiamo aprire un mega argomento di come i miner incidano sull'alzare e abbassare le fee con transazioni che spariscono dall'ordine della chain, che chi ci lavora penso che conosca benissimo l'argomento. Però a parte questo, Bitcoin ha dato tanto, darà tanto in qualsiasi termine vogliamo noi, e i problemi esistono solo nella testa delle persone, perché anche la privacy stessa oggettivamente è un discorsone, perché essendo un sistema UTXO based che una spende l'altra, sì, puoi fare tutti i giochi del mondo, ma tanto sempre una spende l'altra, quindi se voglio ti trovo tutto quello che riguarda un wallet specifico. Quindi pure questo è un argomento che purtroppo si millanta troppo spesso senza poi dare soluzioni reali. Ok, Giallo, puoi dire un po' la tua e poi sentiamo Pino. No, Pino, che non... Pino non ha parlato mai, poi io rispondo più o meno a tutti. Fa parlare Pino. Va bene, dai, allora ascoltiamo Pino. Che non... secco, aspetta, no, ce la secco prima che si sono fatti le carezze a vicenda. Vai secco e poi passiamo a Pino. No, dai. Oh, ragazzi, ho parlato troppo. Ho parlato troppo, poi farò la chiusa finale. Sentiamo Pino, vai pure Pino. Non ti preoccupare, certo. La massima finale poi vogliamo, quella. Vabbè, qua tanto sempre vanno a finire sempre più o meno nello stesso modo queste discussioni. Non è la prima volta che sento questi space maximalisti contro Degen, Ordinals contro non so che cosa, ma il discorso appunto, ritornando sempre al principio, noi stiamo lavorando tutti quanti per la stessa cosa, lo stesso obiettivo, quello di shortare il sistema tradizionale, le banche, tutto quello che è il male considerato tale. Io e Warlock, nel caso specifico, e molti altri builder abbiamo creato Gen Wealth. Per chi non sa cosa vuol dire, abbiamo creato Generational Wealth, ovvero abbiamo, tramite dei prodotti creati qua su Bitcoin, anche se Gianluca magari dice che non sono su Bitcoin, sono persone totalmente casuali in giro per il mondo, si sono, tra l'altro noi abbiamo creato questi prodotti e non abbiamo fatto Gen Wealth, ma abbiamo dato la possibilità, quindi proprio in maniera al 100% decentralizzata, alle prime persone arrivate in contatto con questa nuova tecnologia di stare a posto per una generazione, magari anche le generazioni successive. E questo è, secondo me, la base di tutto, è quello che può servire a shortare il sistema finanziario che ci abbiamo attualmente e dare nuove possibilità. Persone, possibilità non ci avrebbero mai avuto, visto che alcune di queste persone mi scrivono in DM e mi ringraziano tutti i giorni per avergli cambiato la vita. A me anche inizialmente mi veniva strano pensare, capire tutto, ma poi andando ad analizzare bene quella che è la situazione, persone non so se dall'Africa, ma comunque dal Sud America, in certi posti dell'Asia, adesso si trovano a vivere una vita paragonabile alla vita di un privilegiato come per esempio la mia, grazie a un prodotto creato su Bitcoin. Non dico che questa è la chiave di volta che riuscirà a mandare avanti il tutto, non è questo assolutamente, però è la sperimentazione, alla base di tutto ci sta la sperimentazione, il creare soluzioni nuove e dare soluzioni uguali a tutte le persone. E questo Bitcoin, nello specifico, ancora di più di altre blockchain, EVM, Ethereum, Solana, eccetera, eccetera, può farlo e continueremo a farlo, nessuno potrà mai fermarlo. Ok, abbastanza chiaro. Io vorrei sentire Gianluca, però ragazzi vi ricordo, prima di dare la parola al secco, così facciamo un intermezzo, voglio leggere qualche commento, perché ne stanno arrivando veramente tantissimi e secondo me vanno letti. Quindi vai pure Giallo e poi leggiamo i commenti, diamo la parola a Danilo e a Nacio, vai. Allora ragazzi, io lo so che ve la prendete quando vi dico che non state su Bitcoin, ma è una questione tecnologica, cioè non le figurine. Allora, faccio una premessa, io di questa cosa ho già parlato con Nacio tante volte,
e siamo su posizioni opposte, ma lui sa benissimo che per me potete continuare fino allo sfinimento, non sono di quelli che si sono alterati particolarmente. Non siete su Bitcoin perché lo scambio di Satoshi colorati non avviene a livello di protocollo, fine, cioè vi volete definire un layer 2 su MySQL, quello che vi pare, ma non ci siete. So che rompe un po' il giochino, secondo me, non vi offendete, di marketing, perché questo fatto di stare su Bitcoin non è un vantaggio tecnologico, è un vantaggio di marketing, dire stiamo sulla chain più cazzuta che ci sia, perché potreste fare le stesse identiche cose su Internet Computer Protocol e stare altrettanto tranquilli. Detto questo, a me fa piacere che abbiate risolto, non mi sto prendendo in giro, la vita di chi è stato fortunato a sufficienza da incontrarvi, da partecipare ai vostri progetti, eccetera. Però c'è tanta gente che al blocco 840.000 ha dovuto aspettare 4 giorni per mandare soldi alla zia che sta in Russia, siccome abita in Russia sotto sanzioni. C'è sicuramente gente che deve svoltare, sicuramente se vieni da quei paesi lo svoltare è una tua fissazione, lo capisco, ho vissuto anch'io in paesi non ricchissimi, tra cui uno che avete citato prima. Però io non so se state rendendo più digeribile questa cosa dicendo guardate, ci abbiamo organizzato sopra una lotteria che ha risolto la vita di 10.000 persone, 15, 20. Bitcoin serve anche per altro, vogliamo dire non serve solo per quello, però serve anche per altro. È di problemi quello che state facendo, purtroppo. Se fosse stata una cosa all'Ethereum, cioè che dentro ci scrivate un puntatore, una risorsa che stava da tutt'altra parte, il problema si sarebbe sicuramente contenuto. Il discorso mio di secco gira tutto intorno a questo, rendetevi conto che ci sono le conseguenze. Poi code is law, quindi finché il codice lo permette potete farlo, ok, però io non penso che voi scassate una macchina perché non sta sotto il lampione e non vive nessuno. Cioè prendetevi cura di Bitcoin, e secondo me così non so fino a che punto ve ne state prendendo cura. Capisco le community, capisco che avete cominciato a sviluppare fuori da Bitcoin, questa cosa sono io perché siete fuori da Bitcoin, ma non perché ci sono io al cancello che dice chi entra. Quello che fate non sta su Bitcoin, non è enforceable a livello di protocollo. Pensateci, io penso che si sia già sgonfiata la cosa, almeno a guardare le fee. Runa tenuto botta per quanto? 50 blocchi? 60? 70? 100? Però ecco, alle conseguenze pensateci, perché c'è adozione e adozione, di problemi ne state creando, perché sì, costa $16, ma non c'ho il nodo a casa mia. Possiamo prunare, sì, ma io comunque la chain me la devo scaricare e la roba che ci avete messo sopra si dovranno scaricare tutte le persone da qua in avanti che vorranno utilizzare un nodo. E quindi non so, ripeto, io la mia domanda, che poi sicuramente vi darà fastidio, è questa. Tolto il fatto che Bitcoin è un fortissimo punto di marketing per quello che fate, fondamentalmente che cosa vi cambia? A livello tecnico secondo me nulla, però sono aperto alle vostre opinioni. Mi posso aggiungere? Attenzione. Quello che ha detto Giallo. Sì, poi. Il discorso che abbiamo portato a Etna, quindi cerchiamo un attimo di ritornare all'inizio della questione prima che rischiamo un attimino di divagare, è il fatto che c'è stata il problema di Samurai e subito dopo quello di Wasabi, subito dopo ancora c'è stato quello di Alexei, cioè sostanzialmente c'è stato un attacco a chi fa CoinJoin, a chi permette di aumentare la privacy su Bitcoin, ok? Quindi sostanzialmente quelli sono andati in galera, quegli altri sono spaventati e quindi hanno tolto la possibilità di dare il CoinJoin, e quindi tutto questo chiaramente ci lascia scoperti su un fianco. Dall'altro lato, quello che noi invece abbiamo fatto è appunto schedare i sats, e quindi dare un'ulteriore mano a chi fa chain analysis. Non voglio ripetere i soliti discorsi, però tutto ruota attorno a questo. Bitcoin è uno strumento libertario, a mio avviso, quindi permetto e assolutamente difenderò la libertà di Nacio, di chiunque altro di fare ste porcherie, però sono qui assieme a Gianluca a dire ragazzi, sta cosa però comunque ha degli aspetti pericolosi per tutti noi. Ne vogliamo parlare, li vogliamo affrontare, o facciamo finta che non esistono e mettiamo tutto sotto il tappeto? Perché poi, al di là di quello che io possa pensare di ste cazzo di rane di merda, ok? Sono il primo che difende il fatto di poter utilizzare sti OP return come cazzo ci pare e piace, ok? Il protocollo lo permette? Benissimo, fin quando non passa un hard fork piuttosto che un BIP, eccetera, eccetera, e quindi si raggiunge il consenso su sta roba,
Però in questo momento ci sono, si possono utilizzare, utilizziamoli, ma ci stiamo facendo le giuste domande? Vediamo se qualcuno vuole rispondere tra Nacho e Pino. Allora, non lo so, vai Pino, vai tu, vai. Allora, sicuramente quello che stiamo vedendo adesso su Bitcoin è una situazione di attenzionamento massimo che ha determinati blocchi, che non soltanto il blocco dell'halving. Scusami se ti interrompo, ti devo fare i complimenti per attenzionare, perché ti ricorda proprio i verbali dei carabinieri ed è una fotografia plastica. Grazie. No. Va bene, allora, a parte che salutiamo la finanza e tutti. Sempre un saluto alle forze dell'ordine che ci ascoltano con amore. Quindi la cosa che dicevo io, stavo dicendo, provando a dire, che effettivamente ci stanno dei blocchi, dei momenti di tempo che Bitcoin diventa, tra virgolette, inutilizzabile, o comunque costa tantissimo fare una transazione, ma questo è dovuto da momenti di picco, di hype, che in tutte le tecnologie possiamo vedere, anche storicamente l'abbiamo visto, e che poi vanno a scemarsi col tempo. Per esempio adesso Ethereum, che è appunto la chain creata apposta per costruire, effettivamente è diventata, non ti dico inutilizzata, ma a livello di fee rispetto alla bull run scorsa abbiamo completamente un'altra congestione, paghiamo fee molto più basse di quelle che ci sono state nel passato, cosa che vedo plausibile benissimo anche avvenire qua su Bitcoin a breve, anche perché stanno uscendo tutte soluzioni alternative che lavorano su Bitcoin, ma vanno a creare questi layer 2, queste soluzioni comunque alternative, che permetteranno effettivamente di far lavorare i degen, far transare i degen e i token in maniera più semplice, andando così a alleggerire Bit. Ti dico, io non so, effettivamente alla domanda di prima, non so se come quello che stiamo vedendo è giusto o sbagliato, ma so che grazie al lavoro che stanno facendo alcuni sviluppatori, tra cui Warlock, tutto il team di Scribe, ma non soltanto noi, c'è stata una infinità di persone che stanno lavorando a questo, si stanno creando soluzioni alternative, come per esempio abbiamo supportato lo sviluppo di un protocollo che andava a sostituire il protocollo Ordinal, che dà la possibilità di utilizzare anche ambienti esterni, e quindi non andare a storare tutto quanto l'informazione on chain. E noi comunque stiamo anche su Ordinals, su Rune nello specifico, con questa teoria, con questa idea, grazie a una tecnologia che si chiama la self-reference, vogliamo riuscire ad aprire l'ambiente Ordinals, e così da creare vie alternative molto molto più sostenibili e economiche per la blockchain di Bitcoin. Però purtroppo, senza che nessuno si sporchi le mani, non ci sia qualcuno che effettivamente provi a fare questa tipologia di cose, è impossibile arrivare a un risultato tale per cui tra 2 anni, tra 1 anno, tra X tempo, avremo questi layer 2 che riusciranno a fare il pump.fun simil Solana fatto Bitcoin, o comunque con il consenso di Bitcoin, la sicurezza di Bitcoin, fa avere tecnologie come quella di connessioni assicurate da quella che è la blockchain di Bitcoin, la tecnologia di Scripps, come quello che stanno facendo anche altri progetti che stanno appunto provando a utilizzare Bitcoin per dare anche ulteriori possibilità alle persone, che vanno anche per esempio Stacks, che vanno a alleggerire tutto questo carico e danno la possibilità di sfruttare al massimo questa tecnologia. Vado veloce, Wolf. Vai pure. Allora, giusto, volevo fare giusto un piccolo fun fact che più o meno in questo periodo mi sono sempre visto, no? Prima più o meno i massimalisti li vedevo sempre accaniti sul fatto che il problema era chi holdava e non l'usava per scambiare BTC. Poi il problema erano i shitcoiner che toglievano la quantità di monete, di volumi e capitalizzazione che potrebbe
entrare tranquillamente tutta quella liquidità che potrebbe entrare in BTC. Arriva Ordinals, risolve queste problematiche e diventa Ordinals il problema. Questo è un piccolo fun fact che fa un po' ridere, questa è bella sta cosa. Beh, la condizione umana proprio, c'è sempre... A me non fa ridere, però. Scusate, allora... Ma proprio manco per il cazzo mi fa ridere. Ascoltami, ascoltami, secco. Io ci... Allora, io credo, sai che cos'è? Il problema, bisogna approfondire anche un po' Ordinals. Io sono disposto sul fatto che, perciò dico spesso, quali sono le vostre problematiche? La mia paura è la privacy. Io vi posso assicurare che possono coesistere entrambe le cose e tu non rischi nulla da come sei oggi, a come hai lavorato fino ad oggi, fino al futuro. Tranquillamente possono coesistere entrambe le cose. La tua problematica della privacy rimane sempre la stessa. Io questo voglio dire, vorrei fare anche, magari ci sentiamo in privato per sciogliere qualsiasi domanda, pure per quanto riguarda il fatto del full node che ci vogliamo forse inculcare, io devo tenere tutta la chain all'interno del mio hard disk. Ragazzi, ma che serve? No, però, ehi, aspetta, no, scusami, però io te l'ho detto. Dimmi, cioè, dimmi. La devi scaricare, cioè non è che, ok, la pruno, ma io la devo scaricare, è tra... 50 giga, 200 giga in determinati contesti, c'è una bella differenza. Ti ho capito, Gigi, purtroppo tutto quello che vuoi tu, ma a lungo andare sarà sempre così. Cioè, la dovrai scaricare, sì, però magari esisteranno dei sistemi che ti permettono di scaricare più parti e magari poi dopo lo unisci e te la vai a inserire, la vai a indexare. Magari ci saranno degli sviluppi, magari tante cose, cioè... Questo movimento io credo che può portare solo del bene. Cioè, queste immaginette che tu giustamente... Io, cioè, rispetto il fatto che tu dici sono rane del cazzo, ma come io rispetto la persona che si acquista quella rana del cazzo e dice questa rana è stupenda, per dirti. Magari adesso sono delle semplici rane che magari un po' sgranite, che magari per te dici che cazzo di arte ha. Ci sta, ok? Però io le vedo come... per chi l'abbraccia come un'arte, io lo posso vedere come uno sviluppo, come un punto di partenza, perché vedi, quelle rane sono state un punto di partenza di Ordinals, se vedi le collezioni di oggi sono sviluppate completamente diverse. Questo ti fa, e tutto questo è avvenuto in un anno e mezzo, ragazzi, ha coinvolto così tante persone, oltre a fargli arrivare comunque a fargli comunque ricevere comunque un ritorno economico, però comunque ha fatto entrare tante persone, le ha unite, le ha portato a sviluppare un qualcosa di nuovo su BTC che non si vedeva da un po' di tempo, raga. Cioè, io questo voglio dire. Cioè, no, fissiamoci. Sicuramente intanto. Dai, io posso fare una domanda? Posso fare una... Allora, aspetta, no, no, un attimo, c'era prima. Volevo dire, no, che sono d'accordo con Nacho, e tra l'altro, in realtà, dai, molti hanno iniziato a scaricarsi Bitcoin Core, molti hanno iniziato ad interessarsi a Bitcoin, e che magari prima non consideravano nemmeno. Aspetta, Carlo. E questo, anche lì, secondo me, è un fatto. Poi parliamo del perché questo sia un pericolo, che credo sia importante un messaggio che credo sia importante far capire. Però rispettiamo le mani. C'era prima Irinel. Prego, Irine. Posso salutare, ragazzi, che vi lascio? Allora, va benissimo. Perdonami, un attimo, Irine. Aspetta, hai 2 minuti? Prima di salutare, posso farti una domanda? Prima di salutarti, rispondi in 30 secondi. Mi spieghi perché non vai a fare le tue cose su Kaspar, Solana e Algorand e devi farle su per forza? Rispondi a questa domanda. Stai sbagliando interlocutore. Potrebbe, Carlo, essere molto più conveniente, Carlo, e potrebbe agevolare, Carlo, e non essere disturbante andarla a fare su Kaspar. Perché le fai su Bitcoin e non su Algorand? Questa è la domanda che ti faccio. Carlo, aspetta, Carlo, ti vogliamo un sacco di bene, però sei partito contro Danilo che sta andando a dormire, ma Danilo è dalla tua fazione, se vogliamo metterle in fazioni, la penso esattamente come te. Secco, grazie di essere stato con che noi sta stasera. Succedendo? Che sta succedendo? Grazie, ragazzi. Oh, in bocca al lupo. Che sta succedendo? Vai tranquillo, Carlo. No, tranquillo. No, io sono ragazzi, io la domanda non è per Secco, che saluto, numero uno, che ti appoggio in tutto, ti ho ascoltato. Grazie. La domanda è per quelli che fanno le scimmiette. Perché le scimmiette non andate a farle su Algorand e venite su Bitcoin?
No, ma allora un attimo, aspetta, salutiamo allora, intanto Danilo, facciamo andare io vi saluto ragazzi, grandissimo Secco, un abbraccio, grazie a tutti, spero di rincontrarvi tutti da insomma da sobri altro, lo stavi per dire da sobri da ubriachi insomma sì, come volete voi, viva Bitcoin, abbasso gli ordinals, vi voglio bene tutti, giuro, quindi insomma Secco, un abbraccio, fatevi sentire, un abbraccio, ciao bello, un saluto al piccolo Dante, quando volete ciao, ragazzi, grazie, ciao belli, ciao. Ti voglio bene anche se sei catanese, fermi. Allora c'è la prima Irinel, prego Irinel. Ma io cambio giro e lascio la parola prima a mio padre Carlo e poi dopo parlo io. Allora, in realtà prima di Carlo c'è la Bardo, quindi tra l'altro Bardo, ragazzi, non lo conosciamo ancora, mi sembra, Bardo, benvenuto al CryptoPub, è la prima volta sul palco. Benvenuto, caro. Sì, mi sentite? Forte benissimo. Cognite, vi saluto, intanto complimenti comunque per questo podcast che fate, ecco. A me interessa solo partire un attimo dall'inizio e dire solo che Bitcoin deve essere difeso, e quando si dice come mai i massimalisti prima vanno contro una cosa, dopo contro un'altra, cioè probabilmente c'è l'intento di voler salvaguardare questo protocollo che, diciamocelo, cioè deve andare contro all'intelligence che sia l'agenzia delle entrate o altro, insomma, in giro per il mondo, proprio per salvaguardare quelli che sono i nostri risparmi e anche gli scambi, diciamo, di denaro, di valore, no? Per cui ogni cosa che può far pensare che possa essere un problema viene vista come drammatica, e quindi si tende a difendere un Bitcoin che comunque è una rivoluzione. Pensiamo che prima di Bitcoin in cosa credevamo? In nulla non credevamo. Si stava sul sistema di banche centrali, comunque non c'era un'alternativa. Quindi questa alternativa deve essere comunque difesa. Poi, se il codice lo permette di fare alcune cose, ben venga, chi lo vuole anche sfruttare, per carità. Però è anche giusto tener conto che ci sono delle persone che credono veramente in un protocollo che sbaraglierà, diciamo, il sistema finanziario attuale. Quindi ogni cosa è giusto valutarla e dargli anche un peso maggiore di quello che è in realtà, se può esserci il sentore che questo porti degli svantaggi o magari anche poter compromettere in futuro quello che è il network. Quindi solo questo, ecco. Guarda, grazie mille Bardo per questo intervento, grazie che sei salito sul palco, insomma, a dire questa tua opinione. E, grazie a voi. Insomma, è un punto cruciale, no, questa cosa, e secondo me, insomma, perché non è chiaro, perché magari per chi conosce meglio la dinamica dall'interno, anche diciamo da Bitcoiner, può essere una cosa scontata quasi il fatto che questo tipo di operatività sporchi o intasi o comunque crei problemi alla rete, ma non è una cosa che è vista oggettivamente, e questo è il motivo per cui siamo qua stasera, ragazzi, per confrontarci, non per fare rissa, ma per cercare di condividere con ognuno le nostre opinioni, così dopo quando spegniamo andiamo a casa e riflettiamo, diciamo sì, è vero, io la penso così, ma gli altri la pensano in un modo, e alla fine no, ci si capisce un po' meglio, chissà, forse. Allora Irinel, allora Carlone, prego, insulta pure chi vuoi. Sarò brevissimo. Yes, prego. Mi chiedo, io sono nuovo dell'ambiente e mi chiedo, ma perché queste iniziative di arte che sono legittimissime, arte digitale, tra l'altro io sono semi appassionato, perché non le fanno sulle altre chain che sono un po' più snelle, tipo mi viene in mente Bitcoin Cash, oppure Algorand, oppure Kaspar, perché non le fanno lì e vengono a farle su Bitcoin? Allora, prima era stata fatta questa domanda su Ethereum e Warlock, mi sembra abbia risposto che in realtà su Ethereum si utilizza IPFS,
e quindi non sono davvero on-chain quelle immagini, mentre su Bitcoin lo sono. Ma adesso hai fatto altri nomi, per esempio Bitcoin Cash o Caspar, mi piace. Qualcuno vuole rispondere a questa domanda? Posso rispondere, ma no, più che altro mi interessava perché sono stati sollevati punti, rispondo anche a Carlo nella mia risposta ovviamente, ma interessanti anche da Secco e Gianluca, secondo me di prima, che volevo porre un attimo un'attenzione lì. E i punti sono questi. Allora, secondo me siamo arrivati a chiarire, mediando la conversazione, che la privacy va, quello che si fa sulla privacy è incrementarla, ma mai avere una privacy totale, quindi questo buonissimo, perfetto. Però c'è stato, secondo me, c'è un misunderstanding, secondo me, nel dove vengono salvati sti dati, no? Perché si dice, ok, sono su Bitcoin, ma sono su DB centrali, quindi non si capisce tanto bene dove vengono salvati sti dati, perché si dice che sti dati intasano la chain e tutto. Tutto quello che è Ordinals e Rune si basa su quello che è il sistema transazionale di Bitcoin. Quindi si può usare solo quello che è nel sistema transazionale di Bitcoin. In questi due casi specifici, per Ordinals viene utilizzata una parte dell'input che si chiama witness, in cui viene scritto proprio on-chain, quindi sulla transazione indicizzata da Sparrow, da Electrum, da chi vuoi tu, c'è scritto che lì sopra c'è l'immaginina della rana, cioè proprio l'ex che è trasformato in immagine diventa l'immaginina della rana per quanto riguarda Ordinals, mentre per quanto riguarda Rune tutta la magia avviene sugli output, cioè gli output vengono aggiunti degli output speciali che contengono dei messaggi speciali, ok? Ovviamente che cosa fa poi un indexer, no? Che è quello del male, no? Però l'indexer è anche Sparrow, l'indexer è anche Electrum, quindi l'indexer è la base di Bitcoin, cioè Bitcoin viene indicizzato dai nostri nodi, scandagliando blocco per blocco, transazione per transazione, per generare un archivio di address che contengono, al cui interno di ogni address ci sono dell'UTXO. Bellissimo. Stessa identica cosa avviene su Ordinals, quindi sulla base dell'archivio generato da Bitcoin, quindi quello che ci abbiamo tutti, Electrum, Sparrow, che sia, dentro queste transazioni ci sono informazioni aggiuntive. Queste informazioni aggiuntive vengono catalogate esattamente come si fa con l'UTXO e utilizzate per esporre dei dati, ok? Poi è stato detto un'altra roba, secondo me, interessante, che è, ok, ma voi quando vi vendete le cose non ve le vendete su Bitcoin. Questo è sbagliato, perché attraverso la tecnica delle PSBT, cioè delle transazioni parzialmente firmate, quello che avviene su qualsiasi marketplace è esclusivamente la vendita di una UTXO. Quindi nell'input io definirò che sto vendendo una determinata UTXO a cui un indexer ha collegato un'informazione che è sulla chain, e nell'output definirò il valore di Bitcoin che io voglio ottenere. Quindi tutto quello che avviene è su L1 on chain. Questa roba qui, fino a un anno e mezzo fa, non era manco ipotizzata da nessuno, ok? Quindi questa è già un'enorme innovazione, se parliamo di L1. Cosa sta succedendo poi? Sulla base di questi dati ci siamo accorti che, e per rispondere a Carlo, che non è che si possono fare solo immaginine e on-chain, quindi che bello che sono su Bitcoin, che è l'L1 per eccellenza, no? E quindi se io ho il dato sull'L1 per eccellenza, il mio dato è al sicuro, persistente per sempre, eccetera, eccetera. Ci si è accorti che si possono utilizzare le proprietà della chain per costruire qualsiasi tipo di scenario visto già in qualsiasi tipo di chain. Quindi su Bitcoin arriveranno staking, arriveranno stablecoin, arriveranno swap, arriverà tutta una serie di meccanismi che, giusti o sbagliati che siano, risolvono dei problemi molto molto grandi. Ad esempio, banalmente, uno dice mi piace Bitcoin, sono un trader, voglio fare trading direttamente su Bitcoin, oggi non lo posso fare. Poi, è conveniente fare trading direttamente su Bitcoin?
questa domanda a noi che costruiamo probabilmente non ce ne frega un cazzo, quindi noi non facciamo quello che è conveniente. Quello che si sta cercando di fare è spingere la chain ai suoi limiti. Spaccarla? No, perché crediamo tutti che non sia spaccabile. Però fino a dove possiamo arrivare? Ok, questa è la domanda che spinge, secondo me, chi costruisce su Bitcoin. Ok, guarda, io vorrei intanto approfittare, perché se non sbaglio proprio tu parlavi The Warlock prima, no, di tutta la liquidità che è arrivata, il movimento che c'è stato su Bitcoin negli ultimi tempi, proprio grazie insomma, secondo quelle che sono le tue considerazioni, a quello che è stato anche l'interesse, no, dietro Ordinals, Rune, BRC20 eccetera eccetera. Però Bitcoin Cabana proprio diciamo più volte si è messo a precisare, e secondo me non è proprio sbagliatissimo come concetto, parlava del fatto che, intanto qua prendo proprio il commento iniziale, poi ci ha salutato, quindi leggo anche la seconda parte del commento, dice: vorrei solo ricordare che i numeri di quest'anno vengono dagli ETF, non dalle campagne di spam per i numeri magici. Poi insomma ci ha salutato, noi lo salutiamo, grandissimi ragazzi di Bitcoin Cabana, dicendo che la shitconeria fatela, continuatela a fare sulle shit chain, ok? Benissimo, sapere toccarla pianissimo loro, però devo dire non sono completamente in disaccordo, anzi sono d'accordissimo sul fatto che gli ETF sono stati quelli che hanno portato e spostato tanto valore su Bitcoin. Una parte, una minima percentuale, forse anche un po' trascurabile, potrebbe essere legata all'avvento di Ordinals e di tutto il resto. Un'altra cosa che leggerei, poi se vuoi dare una risposta e giriamo subito alle altre mani alzate, è quella di Damorph, che dice: giusto per notizia, Bitcoin è utilizzato da circa 400 milioni di persone, ha letto qualche giorno fa questa notizia. Damorph, se hai modo, tra l'altro metticela nei commenti, perché sarebbe interessante andare a leggere un pochino meglio. Dice: quindi non siamo proprio quattro gatti, Lightning Network può tranquillamente avere 50 milioni di transazioni per secondo senza alcun problema, quindi non siamo pronti? Sì, ma non manca troppo per essere pronti per tutti quanti. Quindi diciamo un'altra controparte, un po' come dire ci si può spostare, ecco, la creazione, no, dei layer adeguati per questa tipologia di transazioni un po' più particolari, andare a svuotare e rendere più fluido l'utilizzo di Bitcoin Main. Cosa dici tu a tal riguardo? Cosa pensi intanto su quello che hai detto prima Bitcoin Cabana, e poi su questa precisazione di Damorph?